Il sacco di Prato segna il ritorno delle pagliette del Buzzi alla rivista In Costume dopo oltre 30 anni di assenza. Questa mattina è stato presentato Landò come Landette, il nuovo spettacolo teatrale dello storico gruppo goliardico pratese che propone una versione molto particolare dei tragici fatti dell'agosto del 1512, una lettura che farà sorridere e riflettere catapultando lo spettatore dal Rinascimento ai giorni nostri. È un progetto molto ambizioso, francamente, perché insomma, era 30 anni e non si faceva, comporta dei costumi, un aiuto anche da tanta gente che ci ha dato, da partire dal comune di Prato che ci ha prestato dei costumi storici. Landò come Landette, contrassegnata da tante novità, a cominciare dal ritorno del noto attore Francesco Ciampi, a cui stavolta è stata affidata la regia, una scelta che nasconde un aneddoto. Nel 97 Villoresi, a una scena io dissi: ragazzi, basta, fu l'ultima, questa la fo come attore, poi un giorno, ricordate, se tornerò da regista. L'avevo messa lì in un cassetto questa frase e Villoresi me l'ha ricordata prima dell'estate, con una telefonata, mi disse: ti ricordi cosa hai detto nel 97? Che ho detto? Hai detto che volevi fare la regista della rivista del Buzzi. Bene, nel momento che tu lo faccia. E io mi venne un brivido incredibile da tutto lungo il corpo e dissi: ok, lo faccio. Altro atteso ritorno è il palco del Politeama Pratese che ospiterà la rivista dal 6 al 9 marzo. Tra l'altro l'associazione Club delle Pagliette ha scelto di devolvere parte dell'incasso proprio al Teatro Pratese, raccogliendo l'appello della presidente del Politeama, Roberta Betti, che molti anni fa curava in prima persona le riviste delle Pagliette. Altra new entry, le coreografie di Cecilia Mazzanti, affiancata da Ranko Yokoyama, confermato Stefano Caprilli come autore dei testi e Andrea Benassai, che oltre agli arrangiamenti si è occupato delle musiche originali. Le prevendite per la rivista, sostenuta da enti pubblici e privati, iniziano sabato mattina alla biglietteria del Politeama.